Radicale, siamo con l'onorevole Giacomo Portas dei Moderati, iscritto al gruppo parlamentare di Italia Viva, per commentare il DPCM che è stato varato questa notte e che entra in vigore domani. Allora, per il Piemonte, per la sua regione, diciamo le norme sono particolarmente stringenti e dure. Allora, era necessario arrivare a questo? Era giusto, vista la gravità e il fatto che arriviamo a 350 morti ogni giorno, che è una cifra altissima, un costo umano gravissimo? Guarda, io non so se era giusto o no, però qualcosa bisognava fare. Chiaramente capisco tutte le attività commerciali che dovranno chiudere, bar, ristoranti, servizi alle persone, che tutte le attività che tutto sommato partivano già da un periodo di crisi. Ma la situazione in Piemonte è veramente grave, come penso che sia grave in tutta Italia. Noi siamo considerati zona rossa, da domani i piemontesi dovranno fare molta più attenzione. Chiaramente speriamo che questo lockdown funzionerà e che fra 2 settimane ci sia la possibilità di riprendersi una vita più o meno tranquilla, più o meno come era prima. Dubito, devo dire la verità, non voglio fare il pessimista, perché questo virus è veramente molto potente. Allora, il fatto che Conte non si sia lasciato in termini, diciamo, molto amichevoli con le regioni, lascia pensare che ci saranno altri problemi politici? Ma io penso che in questo momento chi ha giocato veramente il ruolo da regista è stato, come al solito, il presidente Mattarella, che ha capito il grave, diciamo, litigio istituzionale tra le regioni per incomprensioni, un po' perché e il titolo quinto ha chiaramente scombussolato tante situazioni in Italia, dove alcune regioni hanno delle dinamiche, in altre hanno una sanità diversa. In questo caso Mattarella ha cercato di far capire a tutti di essere uniti, di essere, lasciar perdere la situazione di parte. Anche con le opposizioni bisogna iniziare a ragionare. Secondo me un errore che ha fatto Conte, ma sbagliare è umano, è quello di aver fatto troppi DPCM. Ne avrei fatti meno, magari aspettandomi a farne definitivi, perché oggettivamente noi che siamo in Parlamento qualcosa capiamo, ma chi è fuori dal Parlamento non capisce molto, e bisogna dare più certezza alle famiglie, alle imprese. Ecco, lo definirebbe un lockdown, diciamo, più soft di quello che abbiamo conosciuto la scorsa primavera? Speriamo, non so come andrà a finire, vediamo i risultati. Chiaramente i risultati di queste restrizioni ci saranno fra 15 giorni. Vedremo se la curva inizia ad abbassarsi, se gli ospedali riescono a gestire tutti i malati che ci saranno. Spero che basti, però non si può mai sapere. Oggettivamente è una situazione paradossale, una cosa che succede una volta ogni 100 anni. Le situazioni in Europa non sono migliori dell'Italia. Chiaramente noi avremmo potuto fare qualcosa in più, questo non bisogna nasconderlo. Lo dice uno che non vota, che non ha valutato la fiducia a questo governo. Sicuramente adesso è inutile far polemiche, perché non ce ne sarebbero tante, dai trasporti ai banchi con le rotelle, ai concorsi per gli infermieri, per i medici. In questo momento lasciamo perdere le polemiche, cerchiamo di tirarci sulle maniche. Il nostro faro, lo ripeto, è Mattarella. In questo momento davvero credo che l'Italia si debba unire, come fanno in tanti altri stati, opposizione e maggioranza, per superare questo dramma, un dramma economico, un dramma familiare, un dramma. Pensiamo alle persone che hanno dei malati in casa, pensiamo alle persone che hanno i malati all'ospedale e pensiamo anche alle persone che purtroppo, aprendo il cassetto la sera, non troveranno più il denaro per dar da mangiare ai figli. Il decreto ristori che sia efficace e veloce, perché abbiamo anche bisogno di far sperare le persone. Io credo, spero che questo lockdown in 15 giorni possa ristabilire un po' di situazioni, però è una lotta, come c'è negli Stati Uniti in queste ore, in questi momenti, tra economia e sanità. Senta, qual è la norma più, diciamo, difficile da far rispettare, quella del 50% sui mezzi pubblici? Diciamo, cioè, dove troviamo una persona che controlla? Ce ne sono tante. Il 50% dei mezzi pubblici si doveva fare prima. Non so se adesso che le scuole sono chiuse a cosa serve, perché se le scuole sono chiuse oggettivamente i mezzi pubblici forse saranno già al di sotto del 50%, perché basta capire un po' di buon senso. Il mattino in certe ore è pieno di ragazzi che vanno a scuola, se le scuole sono chiuse magari non serve neanche più il 50%. La cosa che penso bisogna fare è accelerare, capire come fare e capire che se una famiglia ha un malato in casa deve andare un medico o qualcuno esperto per fargli un tampone e per dargli delle cure. Oggi non si sa ancora che cure dare, non si sa chi far fare i tamponi. Se una persona è malata in casa e
Io parlo della città di Torino, la media degli appartamenti sono di 70 metri quadri, per cui due camere e cucina. Chi ha due figli, fare l'isolamento in casa è quasi impossibile. E poi tanti cittadini sono abbandonati a se stessi perché non sanno, i medici non rispondono, hanno tanto lavoro, i medici di base, medico di famiglia. Immagini che ogni medico penso che abbia più di 1500 iscritti, a ricevere qualche telefonata è impossibile, a meno che non affitta un call center, trovano sempre occupati. Ecco, su quello secondo me bisogna incidere subito in fretta. E per il vaccino antinfluenzale? Anche lì il vaccino influenzale, speriamo che sia, perché sarà una corsa al vaccino influenzale. Purtroppo questa pandemia che abbiamo vissuto l'anno scorso, iniziata a fine febbraio, primi di marzo, si andava verso la stagione calda, la primavera, qua invece si va verso gennaio, febbraio, dove dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi più freddi. Io parlo di Torino, a Torino saranno delle temperature molto basse, l'influenza ci sarà e capire se influenza o Covid sarà difficile, molto difficile. Per cui davvero chiedo che i vaccini, spero che i vaccini, io parlo del vaccino anti-influenzale, per il vaccino anti-Covid non so, ne sento di ogni, ma non credo che sia fruibile nei primi mesi dell'anno. Almeno che il vaccino anti-influenzale sia a portata di tutti i cittadini, che si possa fare in fretta e con comodità dappertutto. È la cosa che, ripeto, bisogna fare se una persona ha la febbre in casa, non ha fatto il vaccino e si pensa che sia Covid, andare qualcuno a casa a spiegare cosa fare. Perché tanta gente, tanti anziani non sanno cosa fare. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Giacomo Porta, Stati Moderati.